Buongiorno a tutti. Allora, sono a fare questo video al di fuori dei droni, perché dopo queste votazioni, no? Sento sia sulla carta stampata che in televisione delle stronzate pazzesche. Cioè, chi fa quel mestiere lì? Deve essere super partes, no? Cioè, se ti sta sul cazzo Salvini, o ti sta sul cazzo Zingaretti o Renzi, te devi dire le cose come stanno. Sento parlare di trionfalismi della sinistra. Allora, io ho fatto due conti, no? Ora, sono andate al voto sette regioni, giusto? Quattro l'ha prese la destra e tre la sinistra. Allora, la Toscana, la Puglia e la Campania, la sinistra ce l'aveva già e l'ha tenuta. Le Marche ce l'aveva la sinistra e l'ha presa la destra. A quel punto vuol dire che gli ha inculato una regione. E siamo 1-0, perché non si può dire sconfitta nella Toscana, Campania e Puglia quando ce le avevi già, l'hai tenute. Che cazzo hai vinto? Hai vinto niente, hai perso, perché hai perso una regione che avevi e ora è andata alla destra. È per questo che bisogna essere onesti nelle cose. Non è il canale, questo canale non è per far politica da parte mia, perché la mia fede politica non la svelo. Io posso essere di destra, di centro e non essere di nessuno, però mi piace la coerenza, mi piace la coerenza. Quegli altri coglioni dei 5 Stelle abbiamo vinto, ma cazzo hai vinto? Ma cosa hai vinto? Siete spariti, hai vinto il referendum, perché il referendum è tuo, l'hai fatto te. Referendum l'hanno votato tutte le forze politiche, il 98% delle forze politiche. Che cazzo hai vinto? Che in tutta Italia siete scomparsi. Ma meno male. Ecco, questo lo dico, meno male. Questo volevo dire. Bisogna essere coerenti. Chi scrive, chi fa televisione, deve essere super partes. Non è che se ti sta sul cazzo uno, oppure perché devi fare degli ad addosso a uno. Perché vede la televisione, boom, Salvini ha perso, la Meloni ha perso. Ma cosa hanno perso? Hanno vinto 1-0. Gli hanno preso le Marche, 1-0. Le altre se le sono tenute che ce l'avevano già, la destra si è tenuta quelle che c'aveva e gli ha fregato le Marche. E sono 1 a cazzo di 0. E allora che non stiano a rompere i coglioni. No? E basta, e basta. Ora, avendo fatto il referendum che ha vinto il sì, se c'è un po' di coerenza da parte di chi è in alto, vanno sciolte le camere e bisogna andare a votare. Ma non succederà, perché aspettano il 2023. Non succede, in un altro paese succedeva. In Italia non succede. Perché ora si doveva sciogliere le camere e andare al voto. E invece ci hanno preso per il culo. Ci hanno fatto votare. Questo voto sì, conterà fra 2 o 3 anni. Povera Italia. Volevo soltanto dare una precisazione, perché sono 2 giorni che mi si attappa gli emboli a sentire le puttanate. Ragazzi, ciao a tutti.